Qui siamo negli anni 90, nei famosi e nei mitici anni 90, dove non esisteva il supporto CD, dove non esistevano gli MP3, ma esisteva il vinile. Era solito a Francavilla farsi in quegli anni, a fine estate, una serata dove tornavano i ragazzi che erano stati all'università, che erano stati fuori. Facevamo una serata dove si raccoglieva tutta questa gente, moltissima gente. Mi si avvicina un amico, mi fa: Emanuele, tu fai il DJ, c'è un mio amico piccolissimo, ha soli 12 anni, che vorrebbe avvicinarsi a questo mondo. Io gli faccio: guarda, fammelo venire, vediamo che gusti ha, se sa suonare. 12 anni non ti aspetti che un ragazzo sappia fare chissà che. Invece lui, dopo due giorni, mi si presenta a casa in questa mini console dove io mi divertivo e mi allenavo il pomeriggio. Mi si avvicina, mi porta alla cassettina e dice: questa è la musica che amo suonare. Benissimo, l'ascolto, bella musica, davvero, gusti particolari, già a quell'età. Gli dico: guarda, inizia a venire un po' con me, facciamo delle serate, vediamo come va. Facciamo una serata in discoteca, all'epoca le discoteche erano un po' diverse da quelle che sono oggi. Arriva con la cassettina e inizia a suonare la sua musica, inizia a mettere la sua musica. C'erano i ragazzi che erano tornati dall'università, quindi c'erano ragazzi che ascoltavano già quelle sonorità un po' house, un po' deep house, un po' underground. Girava molto l'etichetta Underground Music Movement. E questi ragazzi ascoltarono già quella che era l'intenzione del DJ Antoine Biff. Lui era già molto bravo, questi gli portarono cassette perché avevano già ascoltato i suoni del Red Zone, i suoni del Cocorico, quindi erano abituati e dicevano che questo ragazzo aveva già l'intenzione di suonare quella musica. E fu così che il DJ Antoine Biff iniziò la sua carriera. Diciamo che sono stato sempre un po' più all'avanguardia, sempre alla ricerca di nuovi suoni, ma già ti parlo di quando avevamo con i miei coetanei 12-13 anni, quindi dei ragazzini. I miei coetanei ascoltavano gli Acqua, Venga Boys, Gigi D'Agostino, e invece ascoltavo e riascoltavo Groove Jet di Spiller, perché per me era il top, come ancora ora penso sia uno dei dischi più belli di questi 20 anni di carriera. Ero già preparata ad un sound di nicchia, un sound più, diciamo, più maturo. Non ti aspettavi che da un ragazzino di 12-13 anni ti faceva ascoltare Sunshine and Happiness di Nereus Dubwork. Dopo che il DJ Antoine Biff è iniziato a venire con me, dice: Emanuele, ma mi ci porti pure? Lavoravamo con un DJ che si chiamava, con un impresario che si chiamava Francesco Serio, ma lui lo chiamava Saverio, perché questo Francesco Serio non sapeva dire DJ Biff. E dice: ma che fa il DJ Biff? A che iniziò: Biff, ciao Saverio, Biff. Andiamo a suonare a Foggia, ci imbrusano per i DJ che non eravamo. Cioè, praticamente io passai per il DJ di Radio Kiss Kiss, che era l'unica radio che ancora non ci avevo lavorato, perché poi ci andai a lavorare. È andato poco, ne arrestavano proprio. E poi gli ho dovuto fare da compare, perché praticamente mi ha chiesto, non si dice di no, ma che cazzo Mario fa a me? Ha fatto il vescovo, mi raccomando, mano sulla spalla. Ormai lo scaffo non si dà più. Va bene, signor Vescotaggio, me ne dono un appiccaggio del trampone. Comprai la mia prima coppia di Technics nel 2002. Il vinile è una parte di me, quindi non posso negarlo.
Rimanere fedele al vinile in tutti questi anni, per quanto possa apprezzare le nuove tecnologie, mi ha reso sempre diverso dagli altri. Come diceva il maestro Claudio Coccoluto, prendere il disco dalla borsa, a metterlo sul piatto e appoggiare la puntina non è una semplice sequenza, ma è un rito. Credo fosse fine estate 2005 quando, ritornando da Ibiza, riportai una serie di CD, tra cui uno di Tania Vulcano e un altro di Loco Dice, registrati al DC10 nella serata Circo Loco. Gli parlai anche di due DJ storici della scena newyorkese degli anni 60 e 70, Dave Mancuso e Larry Levan. E credo che queste ricerche che lui fece su questi DJ che utilizzavano la disco, il funk, il jazz, il rock, il reggae, il punk, insieme all'elettronica, abbiano dato un contributo essenziale al suo percorso formativo. Nell'estate del 2003, all'età di 16 anni, decisi di uscire fuori dal rito monotono della quotidianità per entrare nel mito, e il mito era la Riviera Romagnola. Il mio sogno era andare al Cocorico, e proprio quelle notti al Cocorico contribuirono alla mia crescita artistica e musicale. Antoine, conosciuto nel 2005? L'ho conosciuto via web, è portato qui per la prima volta a suonare, è stata una persona fantastica. Tra virgolette, come diciamo noi, tutti dicevano: ma questo ragazzo che musica potrebbe mettere dalle montagne? Antoine ci ha sbalordito e ci continua a sbalordire con la sua musica, i suoi set e i suoi vinili, che sa se ne ruberò due. Ciao Biff, volevo farti gli auguri per questi 20 anni di carriera e volevo dirti che per me, oltre che un gran professionista, sei un grande amico. Abbiamo trascorso tantissimi momenti indimenticabili insieme, ricordo in particolare l'estate del matinè dove abbiamo condiviso la console, ma soprattutto la serata del venerdì Welcome to the Jungle dove mi facevi impazzire con i tuoi dischi. E ti auguro il meglio e spero di rivederti presto, mando un grosso e grande abbraccio, ciao Biff. Nel 2006 presi la patente e fui invitato a Metaponto ad una serata organizzata da diversi PR ed organizzatori di eventi molto influenti sulla costa ionica. Feci un'ottima figura e mi invitarono l'estate di quell'anno ad accedere ad una delle console, diciamo, più prestigiose per noi DJ emergenti, la console del Clorosintesi all'interno del Clorofilla di Castellaneta Marina. Antoine è parte di questo locale Garden Eco Chic perché viene a suonare da anni. Il suo sound è sempre stato alternativo, nel senso che ha sempre suonato una musica diversa dal mainstream. Soprattutto per me, parlo a livello personale, è uno scienziato sia tecnicamente sia nella scelta della musica. Ripeto, un parere personale, però la musica che ha fatto Antoine è sempre stata di un altro pianeta. Oltre che, diciamo, tecnicamente e musicalmente,
anche umanamente è una persona per noi speciale. Non c'è stato un anno che sia mancato qui al Garden Coscì. Grande Antoine, non dimenticherò mai un aneddoto. Venne come ospite al locale un noto proprietario di una cantina internazionale di vino italiano. E niente, disse: ho girato tutta Europa, però come suona Antoine non suona nessuno. E grande Antoine, un bacio. Che dirvi? Parlare di Antoine per me non è che un grande piacere. Ci siamo conosciuti dal nulla un bel po' di anni fa e subito è nato un rapporto, direi, unico, sia a livello personale che a livello artistico, perché lui nient'altro che un grande artista. Ha fatto un sacco di anni quello che gli è sempre piaciuto e io ricordo benissimo la prima volta che suonò con noi al Virginia Bay nel 2014. Ci sentimmo telefonicamente, gli diedi una data nel clou dell'estate, diciamo così, tant'è che parlando valutammo insieme cosa fare e come fare, se magari mettere un artista di rilievo piuttosto che un ospite. E lui era pronto, secondo me, secondo lui stesso, ad affrontare quella data, tant'è che il 2 agosto del 2014 l'artista e l'ospite fu lui, la gente rimase sbalordita e fu un grande successo. Al di là di quello, dirvi che è nato un rapporto e un feeling unico, tant'è che è rimasto negli anni e poco. Quindi non posso che essere felice ed orgoglioso di conoscerlo, di averlo avuto tra i miei collaboratori, diciamo così, e portare avanti un rapporto ben saldo di rispetto, fiducia e sintonia vera. Ti auguro un grosso in bocca al lupo per gli anni che verranno, ti mando un grosso abbraccio e spero di vederti presto. Beh, con Antoine Beef in tanti anni di serate con Movida Lucana e tanti anni di eventi organizzati al Summer Dance, abbiamo condiviso tanti bei momenti nel mondo della notte. Con Movida Lucana saranno state almeno 20 se non 30 gli eventi in cui Antoine Beef è stato protagonista, però sicuramente l'episodio che mi rimarrà sempre più impresso è proprio nel 2016. Gregor Salto al Summer Dance Rifugio Festival. Antoine Beef in line up era il quinto DJ, quindi la pista, dopo uno special guest del genere, dopo tanti altri DJ, diciamo che potenzialmente era scarica, erano le 4 di notte. Ebbe l'abilità con un paio di pezzi di riuscire a far ballare in pista anche la protezione civile e infatti rimase veramente nella storia quell'episodio. 20 anni di carriera, 20 anni di stupende serate vissute prima da veramente da spettatore, poi da in qualche modo da organizzatore. È veramente uno dei migliori DJ con cui ho avuto l'opportunità di collaborare. Uno degli artisti che ha collaborato con Antoine Beef. Il primo incontro con Antoine è stato nel
2012 al Matinee, a Senise, forse Senise, è stato subito amore a prima vista. È un DJ in gamba ed è difficile trovare DJ in gamba, soprattutto oggi, che si fanno aiutare molto dalla tecnologia. E soprattutto per uno strumento come il mio, cioè le percussioni, bisogna essere dei DJ comunque professionisti per permettermi di suonare. Quindi lui ha questa grande dote di mettersi al servizio dell'artista con cui collabora. Antoine è un grande, gli mando un bacio grande, grandissimo. Vai, continua così, 20 anni sono pochi, vai! Mi ritengo parte integrante del pubblico, un artista, una creatura della notte. Amo la critica e lo scambio di opinioni con i miei colleghi, amici, artisti, senza nessun tipo di pregiudizio. Penso che questo sia proprio un mio pregio, quello di aver tessuto infinite relazioni e aver creato rapporti duraturi in tutti questi anni. Un augurio speciale ad Antoine Biff, un miliardo di note ancora e un miliardo di notti. Antonio per me non è solo l'eleganza, la tendenza nella house, l'innovazione, ma una persona che ha dato tante piccole opportunità a tante persone, a tanti ragazzi, che si sono trasformati in grandi imprese e grandi avventure. Ancora auguri, Antoine Biff.